Grazie per questo invito, di questa opportunità di partecipare a questo convegno e di parteciparvi anche passivamente, nel senso che è stato veramente molto formativo, come dire, per me sentire tutte le relazioni che mi hanno preceduto. E è la prima volta che varco, diciamo così, la porta del CSM. Io ho un po' di razzato, vengo da una famiglia di magistrati, quindi mi dà una certa emozione questa cosa. E mi fa molto piacere percepire il livello altissimo, come dire, non solo di riflessione, ma di autoriflessione che in questa sede la magistratura esercita. Ora, l'ordinanza è stata ormai sviscerata in ogni suo possibile dettaglio, in ogni sua possibile implicazione positiva, in ogni sua possibile contraddizione. Mi resta davvero difficile, lo dico sinceramente, aggiungere qualcosa di diverso o qualcosa di nuovo. Mi limiterò quindi, come dire, anche sulla base un po' del dialogo che ho occasione di avere in certe sedi con il mondo dei medici, che ora non è che potrò in 20 minuti darne conto in termini sistematici, però comunque credo che le cose che dirò in qualche modo inevitabilmente ne risentano. Cercherò semplicemente di offrire, in modo che assicuro molto problematico, senza assolutamente la certezza di dire qualcosa di migliore o tantomeno più vero di quanto è stato già detto, in modo molto problematico offrirvi un ulteriore prisma, per l'appunto, attraverso il quale questa ordinanza può essere osservata. È chiaro che io le lenti che uso sono le lenti del penalista, perché inevitabilmente questa è la mia formazione, quindi l'accento del mio discorso cadrà prevalentemente su certi aspetti. Ora, non so se il mio discorso andrà a cogliere qualcosa che sta dietro le righe o se sta invece oltre le righe dell'ordinanza, ma appunto il mio compito è quello di dire qualcosa di nuovo dopo tutto quello che è stato detto. Non è facile, quindi consentitemi qualche licenza, diciamo così, poetica rispetto allo spartito che ci vincola. L'ordinanza ormai è evidente, tre sono i momenti salienti di questa ordinanza. Primo passaggio, quello in cui si attribuisce l'articolo 580, la norma che incrimina l'istigazione o l'aiuto al suicidio, si attribuisce a questa norma una ratio che ne giustifica l'esistenza, che la rende costituzionalmente adeguata, anche con riferimento all'aiuto al suicidio, non solo all'istigazione. Su questo la Corte Costituzionale si discosta da quelle che erano le richieste del giudice Apuo. Secondo passaggio saliente: la Corte ritaglia uno spazio in cui quella ratio dell'articolo 580 non ha più senso, a suo dire, a suo parere, e ricava questo spazio in conformità a quello che è lo spazio di operatività del diritto ormai consolidato a più livelli di rifiutare trattamenti di sostegno vitale. Si dice, in estrema sintesi, sintetizzo, è laddove c'è già riconosciuta la facoltà di lasciarsi, di abbandonarsi alla morte, non ha più senso tutelare a ogni costo la vita, e quindi l'articolo 580 può in qualche modo retrocedere. Il terzo punto saliente ha a che fare con la tecnica, diciamo così, della decisione, con la forma della decisione, su cui è già stato detto molto. Ora, io vorrei ripercorrere a ritroso questi tre punti, perché penso che ripercorrendoli a ritroso si riescano a ordinare secondo un criterio di importanza crescente per il penalista. Cioè, secondo me, è il primo punto, quello decisivo, più significativo, più foriero forse anche di implicazioni de iure condito per l'interprete. Allora, quindi vado all'incontrario fondamentalmente. Tecnica del dispositivo, non oso aggiungere altro, cioè forma, modi, scelte tecniche della decisione, dopo quello che è stato detto dal consigliere Pidiendio, non ho veramente nient'altro da aggiungere. Tra l'altro, molte delle sue perplessità
per quanto riguarda la forma della decisione, mi trovano anche d'accordo, ma questo lo rimetto al dibattito che è già molto acceso e molto articolato in ambito costituzionalistico. Mi limito a osservare che già queste scelte su cui chi mi ha preceduto si è soffermato a lungo evidenziano un aspetto che secondo me è la cifra fondamentale di tutta questa decisione, che è una cifra che può essere, che ha, diciamo così, dei profili positivi ma anche dei rischi. Cioè, questa è una decisione empatica, questa è una decisione che chiaramente risente della forte componente emotigena del caso concreto con il quale ci si è confrontati. In qualche modo è già stato detto, cioè quasi una decisione che per certi passaggi sembra quasi ispirarsi al procard ex facto oritur ius, no? Cioè sembra quasi che si ricavi il diritto dal caso concreto. Beh, la scelta di rinviare l'udienza perché non ci siano nel frattempo conseguenze penali per Marco Cappato evidentemente risente del fatto che si avverte l'inopportunità in quel caso specifico, prima di tutto, di intervenire penalmente. Quindi c'è una forte attenzione e sensibilità per il caso concreto. Il secondo punto: la Corte cerca di ricavare quello che ricava, laddove costruisce questa sorta di scriminante, no? La delinea come una sorta di eccezione, in qualche modo, almeno in questa seconda parte, all'articolo 580, un'eccezione, uno spazio in cui sarebbe lecito chiedere e ottenere l'aiuto a morire, e la ricostruisce usando una simmetria, proponendo una simmetria con gli spazi del rifiuto di trattamenti di sostegno vitale. La Corte fa questo probabilmente perché appunto vuole in qualche modo dare l'idea, quantomeno, di ragionare a rime obbligate, cioè di ragionare sulla base quasi di un tertium comparationis. Quanto sia davvero così è discutibile. Questo paragone, però, io concordo con alcune delle cose che sono state dette, è un paragone che non regge. Questa è una parte dell'ordinanza che non mi convince e che ne posso capire le ragioni che sono dietro questo tipo di motivazione, ma se dovessi suggerire molto modestamente al legislatore di intervenire in questo settore, direi di non prendere troppo sul serio queste indicazioni, soprattutto laddove costruisce un identikit della persona autorizzata a chiedere il suicidio e ottenere il suicidio medicalmente assistito, appunto muovendo tra l'altro dal presupposto che questa persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, proprio perché si ragiona sulla base di un'analogia con chi ha il diritto di rifiutare questi trattamenti. Ma non a caso in nessuna, quanto mi consta, delle legislazioni europee almeno che disciplinano l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in nessuna di queste legislazioni si pone questo requisito, cioè si limita la possibilità di accesso soltanto a coloro che sono tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. Ma perché i due spazi, gli interessi in gioco, comunque li si vogliano valutare, in questi due settori, rifiuto di cure e aiuto al morire, sono due prospettive completamente diverse. Nel rifiuto di cure, il diritto di rifiutare le cure ancora risente fortemente, come è stato detto anche stamattina, di un interesse a non subire intromissioni sgradite sul corpo. Evidentemente la richiesta di suicidio assistito è esattamente il contrario, cioè la richiesta che qualcuno mi metta le mani sul corpo per aiutarmi a morire. Quindi sono due prospettive, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista valoriale, completamente diverse, tanto che la stessa Corte Costituzionale non mi sembra le prenda pienamente sul serio questa sua comparazione. Se noi dovessimo dire che tutte le volte che c'è il diritto di rifiutare cure salvavita, allora dovremmo riconoscere il suicidio assistito, dovremmo dire che ha il diritto, cioè che ha la facoltà di accedere al suicidio assistito anche il testimone di Geova che rifiuta la trasfusione di sangue. Perché anche in quel caso, voi sapete, c'è un diritto di rifiutare le cure. Ma la Corte si guarda bene dall'arrivare a questo estremo,
perché evidentemente pone dei limiti per evitare che si arrivi a questo estremo, perché evidentemente si rende ben conto del fatto che questa analogia è per certi versi posticcia. Per altro verso, questo tipo di scelta proposta dalla Corte Costituzionale, che c'è da capire, questo dovrebbero spiegarmi i costituzionalisti, quanto sia stata indotta anche da un'esigenza di rilevanza rispetto al giudizio quo, se può peccare anche per difetto, cioè da questa identikit di persona autorizzata a ottenere il suicidio assistito rimangono fuori soggetti come Trentini. Non so se avete seguito la vicenda di Trentini, cioè una persona che è affetta da una forma di SLA particolarmente grave, che le procurava un dolore terribile, incontenibile con i trattamenti antidolorifici 24 ore su 24, ma che non era mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Il caso di Ramon San Pedro, il famoso caso spagnolo, oggetto del film Mare Dentro, è un tetraplegico, non so se avete visto il film, comunque la vicenda è nota, che ha lottato a lungo per il diritto a morire, poi ha ottenuto la morte con una sorta di sotterfugio, ma non era tenuto in vita a trattamenti di sostegno vitale, riusciva a respirare da solo, riusciva a digerire da solo. Allora, se noi diamo credito alla Corte, se noi vogliamo riconoscere uno spazio di accesso al suicidio assistito, dovremmo dire che ci rientra DJ Fabo, ma non ci rientra Trentini. Tutto questo ha senso? Non ha senso? È una discriminazione ragionevole nel momento in cui decidiamo di concedere questo spazio, o è una discriminazione irragionevole? A me pare che per certi versi, non posso approfondire perché non ho tempo, sia una discriminazione una volta che muoviamo dalla premessa che questo spazio di accesso al suicidio assistito debba esserci, sia irragionevole perché è fondata su un dato irrilevante, la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, rispetto alle esigenze che stanno dietro la richiesta di suicidio assistito e che possono avere un significato costituzionale. Piuttosto, a me sembra interessante, dicevo, il primo momento saliente dell'ordinanza, cioè l'interpretazione che si dà dell'articolo 580 per affermarne la compatibilità costituzionale. In base a una ratio che viene attribuita a questa norma, una ratio strettamente personalistica, e che questo è il salto, diciamo così, interpretativo che vorrei proporvi. Proprio nella misura in cui noi attribuiamo a questa norma questa ratio, e quindi ne riconosciamo la legittimità costituzionale, al tempo stesso ne limitiamo anche l'ambito applicativo, perché l'ambito applicativo rimane confinato a quello che noi possiamo derivare da quella ratio. Qual è la ratio? La Corte parla brevemente, sinteticamente, dell'esigenza di tutelare la vita, quindi il bene tutelato della vita, rispetto a soggetti vulnerabili che si possono trovare in situazioni di possono essere spinti all'atto suicidario da un momento di vulnerabilità di cui poi potrebbero pentirsi se fossero sopravvissuti. Questo tipo di ratio noi la possiamo forse leggere, attribuirle un significato, una validità empirica, scientifica, medica, se leggiamo queste brevi, fugaci, forse troppo fugaci, affermazioni della Corte, alla luce di quelli che sono gli studi suicidologici, cioè di quella disciplina che si occupa dal punto di vista scientifico, per l'appunto, empirico, clinico, del suicidio. Che cos'è il suicidio? Se diamo credito a questi studi, in Italia c'è uno dei più importanti studiosi mondiali di questa disciplina che si chiama Pontini. Il suicidio è un fenomeno terribile che non presuppone necessariamente uno stato di malattia psichiatrica. Ci sono dei fattori predisponenti che non sono necessariamente patologici, ma possono essere anche di carattere genetico, di carattere sociale, su cui si innesta un fattore scatenante, che può essere una frustrazione, una delusione, una sconfitta, un abbandono,
che genera un'angoscia esistenziale continua e una visione a tunnel, si dice, cioè la persona non vede altre alternative nella sua vita, non sperimenta né sa nessun'altra sensazione nella sua vita se non quel dolore che è prevalentemente psicologico, esistenziale, assoluto, e cerca la morte. Questa è la molla che fa scattare il suicidio, dando credito a questi studi, non perché desidera la morte, ma perché vede la morte come unica possibilità di sfuggire a quel dolore. Quindi i suicidologi ci dicono che di fronte a chi si trova in questa situazione di vulnerabilità suicidaria, la domanda giusta da porsi non è: ma perché non consentiamo a questa persona di uccidersi visto che vuole uccidersi? Ma la domanda giusta è: perché non l'aiutiamo a uscire da quel dolore? E voi capite bene subito che dal punto di vista giuridico questo evoca non tanto il tema dell'autodeterminazione, ma il tema dell'intervento solidale, della solidarietà, dell'intervento solidaristico. L'intervento solidaristico rispetto al rischio suicidario, ci sono anche degli studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovrebbe essere concepito ovviamente prevalentemente con mezzi non penalistici, ma altri tipi di presidio, però il diritto penale, e in questa luce forse può essere letto il senso di quello che ci dice la Corte Costituzionale, il diritto penale può avere una valenza strumentale rispetto a un progetto di prevenzione del rischio e di gestione del rischio suicidario. Cioè il diritto penale interviene a punire esattamente quello che non si deve fare a fronte di un soggetto che soffre di questo tipo di vulnerabilità, cioè istigarlo o aiutarlo. Guardate bene che in quest'ottica anche l'aiuto al suicidio acquista lo stesso significato causale dell'istigazione. In che senso? Voi sapete che questi sono dei temi dibattuti, no? Puniamo l'istigazione, ma che senso ha punire l'aiuto? E quando una persona ormai ha deciso di uccidersi, chi l'aiuta si limita ad aiutare chi esercita in qualche modo una libertà, sia pure una libertà di fatto. Ma il vero disvalore penale sta in chi istiga, in chi convince qualcuno a suicidarsi laddove altrimenti questa persona non si sarebbe suicidata. In realtà, se noi ragioniamo da questo punto di vista che io vi propongo come medico suicidologico, anche l'aiuto al suicidio può essere causale. In quali casi? Quello che ci dicono i suicidologi è che spesso chi ha il proposito suicidario è, anche se un proposito molto forte, è ben lontano da realizzarlo. Perché? Perché non sa come fare, perché non ha i mezzi, non sa dove trovare i mezzi, non sa a chi chiedere una pistola, non sa come fare. L'aiuto al suicidio può inserirsi in questo momento, cioè fornire i mezzi a chi ha solo il proposito. A quel punto il proposito esplode nell'atto. E in questo modo vi rendete conto che l'aiuto al suicidio ha una valenza causale non dissimile dall'istigazione. Allora, leggendo in questo modo la norma e intendendo la vulnerabilità di cui parla la Corte Costituzionale come vulnerabilità suicidaria, effettivamente ha senso quello che dice la Corte Costituzionale, che ha guadagna meritevolezza di pena anche l'aiuto, non solo l'istigazione. Però, se la intendiamo così, in questa sua dimensione, l'articolo 580 trova proprio anche il suo limite applicativo. E questo forse anche vuole dirci la Corte. Cioè, proprio perché l'articolo 580 ha un senso rispetto alla vulnerabilità suicidaria, non c'entra niente con casi come quello di DJ Fabo, di Pier Giorgio Welby, che sono tutto un altro tipo di vulnerabilità. Vedete, l'aspirante suicida quando viene salvato, ci dicono i suicidologi, nella gran parte dei casi ringrazia, si rende conto di quello che stava per fare. Ma Welby, DJ Fabo non ringraziano affatto degli ostacoli che vengono frapposti al loro desiderio di porre termine a quel tipo di dolore, che è un dolore, fra l'altro, è una dimensione di sofferenza fondata su patologie gravissime clinicamente attestabili. Non sono soggetti questi che solitamente soffrono di deprivazioni familiari, anzi spesso sono iperaccuditi. Quindi, in qualche modo,
si può dire che attraverso la sensibilità per il caso concreto, il caso di DJ Fabo e Matteo Cappato, la Corte Costituzionale ci induce a ragionare di una possibile, scusate su dei termini un po' difficili, ma tanto ci intendiamo, aporia del tipo criminoso. Cioè il caso Cappato ha rivelato, e gli occhi della Corte Costituzionale, sia pure con tutte le problematicità che abbiamo visto, hanno colto che l'articolo 580 rischia di essere applicato a casi completamente differenti. Al caso di chi si trova in una situazione di vulnerabilità suicidaria, nel senso che abbiamo visto, sono stati citati stamattina il caso anche dei ragazzi che spesso sono indotti al suicidio da certe tipologie di situazioni e di relazioni, e casi invece di tutt'altro tipo, che hanno tutta un'altra valenza fenomenologica, come dinamiche psicologiche, come situazione esistenziale, come valenza clinica. Quindi non è tanto, secondo me, il penalista non dovrebbe tanto domandarsi se esiste una scriminante al 580 in certi casi, ma diversamente se il 580, se il fatto tipico del 580 si può applicare anche a quei casi, o se invece in questi casi non si debba immaginare uno spazio libero non dal diritto ma dal diritto penale. E forse è questo che, con tutte le problematicità del caso di metodo e di merito, la Corte ci comunica. La Corte ci dice che qui non è, ci possono essere altre tipologie di vulnerabilità, altre tipologie di rischi da gestire, ma lo strumento non è il diritto penale. Bisogna lasciare da parte, che l'ordinamento lasci da parte la clava del diritto penale rispetto a queste situazioni, esperimenti delle tecniche legislative, di quelle possibili, che a una clava assomigliano a una carezza, cioè che siano un diritto più duttile, capace di svilupparsi proceduralmente rispetto al caso concreto e al paziente concreto e all'uomo concreto che sta soffrendo. Quindi sostituire a schemi precostituiti sul valore della vita o della morte il tempo del dialogo, della comprensione delle esigenze di quel singolo paziente. Cantava De André, quando si muore soli. Cosa vuol dire? Ce lo dicono anche i palliativisti, che nessuno sa cos'è il morire finché non sta morendo, nessuno sa cos'è il soffrire finché non sta soffrendo, e quindi bisogna prima di tutto ascoltare il sofferente e il morente per capire qual è la sua esperienza di morte e di sofferenza. Questa è l'idea di dignità palliativistica di cui questa sentenza è intrisa, cioè l'idea di una dignità che deve costruirsi sulla persona singola, sul caso singolo, attraverso il dialogo con il caso singolo e con la persona singola, facendola parlare, ascoltandola, anche, ci dicono i palliativisti, toccandola, leggendo i segni, diciamo così, non verbali di questa sua esperienza. Provare a dissuadere dalla richiesta estrema di suicidio assistito, proponendo però delle alternative valide di medicina palliativa, di terapia del dolore, piuttosto che attraverso la minaccia del carcere. Quindi una sentenza intrisa di filosofia palliativista. Non credo che questa sentenza riconosca un diritto di morire, però riconosce la realtà della morte. Per questo dicevo una sentenza empatica. Una sentenza che, non so se questi tre compiti della Corte Costituzionale, però di fatto esercita una sensibilità istituzionale, ma una sensibilità quasi emotiva nei confronti del caso concreto, e si accorge che lì il diritto penale è fuori luogo. Ci vuole altro. Quindi non un diritto a morire, ma uno spazio liberato dal diritto penale e riempito da un altro tipo di diritto. Potrei aggiungere varie cose, ma devo andare a chiudere. E allora vorrei chiudere facendo parlare coloro, o almeno uno di loro, di tutti quelli di cui finora abbiamo parlato. Eppure
io sono convinto che se esistesse un percorso di assistenza dove in caso di fallimento di ogni supporto medico e psicologico, in caso di fallimento di ogni supporto medico e psicologico, sia prevista l'eutanasia, già intraprendere questo percorso creerebbe nel malato e in chi lo assiste un senso di quiete. La certezza di non dover sopportare l'insopportabile e di non dover assistere impotente all'evolversi di alcune patologie renderebbe più gestibile la disperazione quando scienza e amore si scontrano con la fine della vita. Una legge sull'eutanasia non è il rimedio a tutti i mali, è soltanto il male minore. Per Giorgio Welby.